E buongiorno, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald. Eccoci qui, tornati con un nuovo episodio, il 27esimo episodio esattamente, di Forza Horizon 3. Siamo qui ancora con la nostra bellissima, stupenda, magnifica, fantastica Ford Bronco, che il nome, abbiamo detto, è perfetto per quest'auto, perché ti rimane un bronco praticamente quando la vedi, per lo stupore fai... E ti rimane un bronco. Comunque, a parte le stupidate, prepotentissima, oggi ci andiamo a fare ancora qualche altra gara qui nell'Outback, perché vogliamo comunque dare spazio a questa bellissima zona. E ci andiamo a fare, dai, visto che è qua vicino un'acrobazia sconosciuta, e vediamo di cosa si tratta. Andiamo subito di prepotenza. Via! Mamma mia! Funny things about an old barn with a classic car inside. You should Ecco, go check it ecco. out. Ne abbiamo appena trovato uno e già ce n'è un altro. Spettacolo. Gioielli dimenticati su gioielli dimenticati. Arrivano come se piovesse. Perfetto, perfetto. A noi piace tantissimo trovare gioielli dimenticati. Anche perché, come sapete, come ho già detto, sono appassionato di auto d'epoca, quindi... Attenzione qua, intanto facciamo una roba assurda, burnout, distruzione, qualcuno di tutto stiamo facendo. E abbiamo vanificato tutto. Bellissimo. Niente, quest'auto comunque non va dritta. L'unica parte in cui va dritta quest'auto sono le curve. Attenzione! Lista dei desideri, lista dei desideri. Andiamo a farcela perché ho visto un'auto che dovrebbe essere molto molto prepotente. E in effetti è la Centenario, la Lamborghini che abbiamo già provato e che abbiamo anche in garage. Qualche giorno faremo qualche gara con quella. Vivi sempre al limite, a bordo della Centenario 16 2016, ovviamente. Vediamo che cosa dobbiamo fare, che velocità dobbiamo raggiungere o... Dai, prova... Ah, per un soffio. Ok, perfetto. Dobbiamo farne 15. Per un soffio dobbiamo, ecco, sfiorare le auto senza colpirle. Ma giustamente piove perché quelli di forza sono leggermente disgraziati. Noi andiamo contromano. Anche perché per me stare a destra non è contromano, quindi. Ok, 4, 5, dai che ce la facciamo, dai. No. È difficile perché comunque mi devo avvicinare alle auto, ma quando mi avvicino rischio di prenderle. Ok, 9, 10, 11, perfetto, questa l'abbiamo fatto. Ok. Ho voluto fare un po'. Dai, manca un minuto e siamo sopra. No, cioè. Niente, ormai quella è diventata leggenda. Ok, abbiamo completato. Beh, questa era facile, quindi. Però ci ha dato 5.600 crediti per non aver fatto niente. Va benissimo. No, la Escort. Dammela. Ti prego, la voglio. Mamma mia, l'ho vista passare. La RS Cosworth edizione Horizon. Che praticamente non la possiamo comprare, la possiamo solo vincere. Però va bene, dai. Magari capiterà un'altra volta. Sarebbe stato bello. Ma Ford Escort, insieme alla Ford Sierra, una delle mie macchine preferite di quell'epoca. Che poi di quell'epoca ce ne sono tante, ma veramente tante di auto che sono veramente belle. Perché comunque poi da lì in poi sono Not meaning to cominciati. sound morbid, boss, Sì? but this is your festival. I think you should have your own bucket list. Ah, ok. Perfetto, quindi posso crearmela io. Dicevo, dopo gli anni 90 comunque sono entrati i controlli elettronici, tutta la tecnologia che per carità è bellissima, però... cosa vi devo dire? Io preferisco un'auto pura. E quelle erano auto pure. Magari avevano solo l'ABS alcune, però... Quello lo posso anche concepire. Perché in certi casi è molto utile, però... Per il resto,
Io penso che un'auto pura. Ecco qua, bellissimo. Questo vuol dire avere un'auto pura. no, praticamente il vero pilota si riconosce quando guida un'auto pura, cioè senza controlli e senza, ovvio, rischi di più. Però lì ti fa il manico, veramente. Comunque, non divaghiamo, andiamo a farci questa acrobazia sconosciuta. Magari è una velocità, è un rilevatore di velocità, quindi io direi di rimetterci in strada. Laghi rosa scoperta, ah, bello. Stiamo scoprendo aree su aree. Comunque è bella questa zona, molto desertica, a me piace. Il nulla cosmico. Ah, qui c'è un altro cartellone. Eh sì, rilevatore di velocità. L'abbiamo lisciato. Perfetto. Quest'auto non gira. Quindi adesso noi cosa facciamo? Prendiamo un'adeguata rincorsa. E vedete, ha le sospensioni ovviamente da fuoristrada, quindi soffre leggermente di rollio. Ma leggermente. Ok. Mamma mia, come scoppietta. Vai, 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 che vogliamo fare un record di velocità assurdo con una Ford Bronco. E vabbè. Allora ditelo. Allora ditelo che non volete farci fare questo record. Guardate com'è. Saltella. Incredibile. Allora. Comunque non frena, eh. Non frena assolutamente. Guarda questo che si gira con la Mazda. E niente, qua ci fanno fare. Mamma mia. No, ma è incredibile, eh? È incontrollabile quest'auto. Cioè, non è tanto incredibile che sia incontrollabile, però. Dai che voglio prendere un bel punteggio. 307,39. Potevamo fare molto, ma molto meglio. E infatti ci ha dato 2 stelle. 322. Ce la possiamo fare. Con quest'auto è molto possibile fare 322. Anche perché l'abbiamo visto l'altra volta, fa 360. Dai, ci riproviamo un'ultima volta e poi ce ne andiamo da un'altra parte. Ok. Ok, meno male che c'era l'albero. Dai che ce la facciamo. Dai, 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 dai. 3.30. 3.37. Ok. Ok, blocchiamole. Bellissimo, bellissimo. Una frenata infinita. Ovviamente da 300 all'ora. Ok, abbiamo avuto le nostre 3 stelle. Guardate qual è la frenata che abbiamo fatto. Abbiamo fatto qualche centinaio di metri con le ruote bloccate totalmente. Ok. Allora, andiamo a vedere che cosa possiamo fare ancora. Noi siamo qui. Questa l'abbiamo già fatto. Percorso sconosciuto. Ok, andiamo a questo percorso sconosciuto. Andiamo per campi? Sì, dai. Tanto quest'auto ci va da sola per campi. L'ho detto un po' alla milanese proprio. Per campi. Non lo so, mi è uscita così. Questa nota milanese. Va bene. Prendiamo tutto per come viene, dai. Allora, andiamo a farci questa percorso sconosciuto. Ok, corsa mista. Benissimo. Campionato. Allora, ci facciamo un'esibizione perché è un campionato un po' troppo lungo. Vediamo un po'. Ah, allora, possiamo farlo. Io direi di provare la F-150 Raptor, che ce l'abbiamo. Almeno vediamo se dobbiamo elaborarla un po'. Anche questa verrebbe fuori una roba tipo Jurassic Park. Ho in mente qualcosa di particolare.
Vediamo, vediamo come va. Questa è imponente, è un'auto imponentissima proprio. Ah, c'è già la livrea Xbox. Forza Motorsport, già proprio una livrea fatta apposta. Però noi la cambieremo assolutamente. Se l'auto si addice ai nostri standard, eh. Guarda qua, Hummer, un altro Bronco, un altro F-150. Va bene, sentir sound. Mamma mia, cattivissimo. Si tolga, si tolga. Datemi spazio. Ah, questa qua tiene la strada almeno. È un barcone, la sento pesantissima. Anche, cioè, girando, vabbè. Utilizzando la levetta analogica per sterzare, cioè sento che è pesante praticamente, perché giro e gira dopo un po', però è reso bene, quindi. Allora, siamo quarti, abbiamo 3 giri, quindi va molto bene, almeno abbiamo il tempo di recuperare un po'. Perfetto, come al solito non ci ha dato il checkpoint, ci siamo passati, eh? Ci siamo passati assolutamente. Ah, piuttosto mi vado a schiantare, ma lo prendo. Ok. Voi guardate le montagne. Bellissimo, poi a me piace tantissimo la montagna. Mi piacciono i posti desertici, tra virgolette, cioè a me piace la tranquillità, proprio. Non vivrei mai in una città, non riuscirei. Anzi, già il paesino dove vivo adesso è troppo caotico per me. Non abbiamo preso il. Lo sapevo. No, andiamo un po' più indietro. Chiedo scudo, ma. Non gira subito. Però poi quando gira. Ho fatto quello scatto lì per il controsterzo. Quindi mi ha leggermente fregato. Qua recuperiamo tantissimo. Lei con la Bronco, per favore. Era. No, non era una Bronco. Stava spingendo come pazzo. Ok, dai. Signor Quetaleale e Gustafsson 89. Eccoci qua. Guardalo lì. Ok, siamo primi. Che curva, ragazzi, che sorpasso. Come dicevo, a me piacciono i posti così, proprio tranquilli. A me piacerebbe avere tipo una casetta dove non passano auto, no? Cioè una strada magari privata dove passo solo io. E prima o poi ce la farò, dai. Sicuramente. Perché adesso vabbè, vivo in un paesino tranquillo, però sono. Ho la casa praticamente sulla provinciale. Non passano tante auto, non è che. Però. Perché comunque è un paesino di collina, quasi montagna, quindi. Però comunque ci passano le auto. E si sentono, la casa non è isolata benissimo. Poi sono senza riscaldamento. Lasciamo perdere, divertiamoci con Forza Horizon. Che qua siamo all'ultimo giro e siamo primi. Ma ci stavamo andando a schiantare per vedere il signor Quetaleale che ci sta raggiungendo. Attenzione. Come sempre, da un po' di tempo a questa parte, sportiveggianza contro prepotenza. E stava per vincere la sportiveggianza. Attenzione, abbiamo dato una sportellata regolarissima. L'avrebbe fatto anche lui, conoscendolo. E infatti, siamo arrivati. Mamma mia. Incredibile, 33 centesimi, 33 millesimi di distanza, con una sportellata regolarissima da parte nostra. Punti prestazione, sì, lui ne ha di meno, ma ha la macchina più leggera, quindi giustamente va di più. Ok, comunque ci hanno dato la solita barbonaggine dei 10.000 crediti, va bene. Quindi abbiamo visto questo Ford Raptor. F-150 Raptor, che è imponente, è una Ready to barca. put on Sì, another mi dica. driving showcase? This one was my idea.
Had to call in some favors, but it should be like nothing Horizon has ever seen before. Which is why we're here, after all. Here's the start line. I'll see you there. Ok, abbiamo scoperto quello che faremo nel prossimo appuntamento, cioè corsa lungo il fiume. Gareggeremo contro, mi sembrerebbe, un motoscafo. E sì, sì, ci darà 5.800 crediti. Mamma mia, solita barbonaggine. Comunque, abbiamo fatto queste gare. Io direi di terminare qui, perché almeno faccio un video un po' più breve, ve lo carico anche più in fretta e faccio prima a editarlo, perché se avete visto il mio video, il mio vlog, se non l'avete fatto vi invito a vederlo, dove spiego un po' come registro e sono messo malissimo. Quindi direi che ci vediamo con il prossimo episodio, dove andremo a sfidare questo motoscafo, comunque un'imbarcazione sul fiume. Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, lasciate un commento e condividete il video. Noi ci vediamo a un prossimo appuntamento di Forza Horizon 3. Un saluto a tutti da Asphalt.